La direttiva quadro europea sulla strategia marina ha il duplice obiettivo di salvaguardare l'ambiente marino e garantire la sostenibilità delle attività umane legate agli usi del mare. È uno strumento innovativo per la protezione dei mari, poiché considera l'ambiente marino in un'ottica ecosistemica. Ogni paese è infatti chiamato a sviluppare la propria strategia per prevenirne il degrado e ripristinare gli ecosistemi danneggiati, mettendo in atto specifiche misure necessarie a conseguire o mantenere un buono stato ambientale. L'applicazione di questa importante direttiva in Italia è coordinata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e prevede il coinvolgimento dei rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle regioni. Dal punto di vista tecnico-scientifico, il Ministero dell'Ambiente ha affidato il coordinamento ad ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che è anche responsabile, insieme alle agenzie regionali per la protezione ambientale e a numerosi enti di ricerca e università, del monitoraggio marino. La direttiva quadro europea sulla strategia marina rappresenta quindi il quadro di riferimento nazionale ed europeo per la valutazione dello stato del mare e l'applicazione delle misure volte a preservarne il valore e le funzionalità. I dati raccolti mediante i programmi di monitoraggio costituiscono uno strumento insostituibile per orientare correttamente le scelte future e prevenire i rischi per la salute e l'economia derivanti dal degrado dell'ecosistema marino.